Ok, perfetto. Quindi Staremo giovani è passato, arriviamo all'Arista con il brano Stupido, ovviamente un brano inedito. Raccontaci un po' di questo brano, come nasce il brano, se c'è un messaggio particolare che vuoi lanciare, così partiamo da qui. Allora, Stupido è una di quelle canzoni che è nata ancora nel periodo, la fine un po' della sofferenza Covid, quando ancora non si sapeva bene se si poteva uscire o meno, c'era un po' quel dubbio lì. E mi arriva questo provino di questo ritornello da Simone Cremonini e Pula, che sono due autori di enorme talento, secondo me. Era una cosa diversa dal mio solito, un po' più matura, e ci ho lavorato un sacco, della verità. Non è una cosa che è venuta così di pancia, ma è proprio stata una cosa pensata per cercare di scrivere una cosa un po' più per tutti e che non sembrasse quella cosa teen o magari proprio per il mercato dei giovani, un pezzo insomma che parlasse d'amore ma lo facesse per tutti. E ho mandato il provino al mio discografico che si è subito preso bene, ha detto cavolo, questa cosa è un po' diversa e poi a dire la verità l'abbiamo accantonato, nel senso che era talmente diverso, forse non eravamo pronti a un brano del genere, che l'abbiamo messo lì senza avere un vero obiettivo. Poi quando è iniziata a essere detta la parola Sanremo, abbiamo ritirato fuori Stupido, che abbiamo pensato tutti fosse il pezzo perfetto o magari il migliore tra quelli che avevamo in mano da presentare al festival. Quindi sì, la storia è questa, non è un pezzo che è nato per il Festival di Sanremo, ma è una canzone che nasce da tutte quelle sessioni che io faccio giornalmente di scrittura e di registrazione di brani. Poi l'abbiamo sistemato nel tempo, la produzione era di Simone Cremonini in prima parte, poi è passata per le mani di Tom, che è un ragazzo che io adoro, con il quale lavoro sempre, e poi alla fine è stata rifinita da Zef, che ci ha messo del suo sicuramente. E sono molto molto contento di arrivare al festival con questa canzone, che in realtà è, sì, non voglio presentarla come il pezzo più complicato della storia, ma per me è stato un lavoro anche che mi ha fatto crescere, arrivare a completare questo brano con dei concetti un po' più adulti del solito, almeno secondo me. Detto questo, spero di cantarla bene. Come ho detto prima, voglio arrivare al festival pronto dal punto di vista musicale al 100%, perché l'idea di cantare con l'orchestra mi gasa, mi piace, cioè è una sfida e ci tengo proprio a fare delle performance canore all'altezza di quello che è il palco. Non voglio sembrare impreparato, un po' come a scuola, no? Speriamo bene, in realtà. Sono fiducioso però. Vai pure con la domanda. Ciao, Ciao, sono buongiorno. Adrian Fare Music, ciao Will, piacere. Buongiorno. Piacere mio. Ascolti, ti volevo chiedere per quanto riguarda il brano, c'era un altro passaggio che mi aveva colpito, che era che so che se torni non basterò. Me la spieghi questo po', in dove non basterai, secondo te? Quella frase lì vuol dire che molte volte una persona che torna, o comunque torna sui suoi passi, magari da un rapporto finito, che può essere qualsiasi in realtà, non per forza amoroso, magari anche di amicizia, Ok, magari anche di lavoro, ok. magari anche di lavoro, ti chiede delle cose che se tu non sei veramente convinto non puoi comunque dargli. E quindi era Ok. in quel senso no, non basterò. E fino a che punto, questo rimane da scoprire, perché poi è anche un venirsi incontro, e se la persona un po' ti accetta per quello che sei, magari gli puoi anche bastare nel tuo non abbastanza, mentre se invece cerca qualcosa che tu non sei, per forza Grande finirai per non risposta, bastare. matura. Complimenti, bravo. Grazie mille. Ascolta, lo sai una cosa che tu potresti non aver finito col mondo del calcio, perché se ti chiamassero la nazionale cantanti, diresti di sì o di no? Guarda, passo a Sanremo Big, da Sanremo Giovani, mi arriva un messaggio da un mio allenatore storico, l'allenatore più longevo, cioè quello che mi ha allenato per più anni, e mi ha scritto questo, completamente fregandosene di Sanremo, di ogni caso, mi ha scritto: tu devi andare in nazionale cantante. Vero? Gli ho detto grazie mille, mister, veramente, Potevo che non bel farti perdere una. pensiero, incredibile. Allora, speriamo a questo punto, eh. Bocca al lupo per tutto, complimenti. Crepi, grazie Grazie mille. Willa, tu Grazie, c'è Chris. qualcosa che vuoi aggiungere o che non abbiamo detto? Oppure direi che ci siamo, che abbiamo
Perché abbiamo detto un sacco di cose e mi sa, qualcosa mi dice che la settimana di Sanremo avremo l'occasione di dirne molte altre, quindi aspettiamo lì, dai, aspettiamo lì. Grazie. Perfetto. E forse, Craig, per chiudere in bellezza dovremmo gioire per la coppa che ha vinto l'Inter ieri sera, visto che ha dichiarato la sua fede calcistica. Così vinta anche in maniera veramente, guarda, una grande soddisfazione. Finalmente gran partita, infatti. Adesso metto giù con voi e torno a godere per il resto della giornata. Ricordati che hai bisogno anche dei milanisti, ricordatelo. Va bene, ragazzi, grazie davvero. Perdonateci se magari le domande le avremo perse per strada, però in caso sapete dove trovarci, mi scrivete. E grazie davvero a tutti per aver seguito con entusiasmo. Grazie mille a tutti. Questa mattina e vi abbracciamo e ci rivediamo a Sanremo. Un bacio a tutti. Ciao, grazie. Vi mando tutto. Un bacio. Ciao, grazie. Ciao, grazie.